Nuova sessione del corso online di Civic Design promosso dalla comunità CivicWise. Parliamo di comunicazione in rete. Spesso nel corso abbiamo fatto riferimento alla necessità, all'utilità, all'opportunità di utilizzare quindi la comunicazione, l'informazione, la documentazione dei processi come un punto essenziale per promuovere l'inclusività, la trasparenza, quindi un'ampia partecipazione delle persone. Abbiamo anche fatto riferimento quindi alle grandi opportunità che oggi ci mettono a disposizione le nuove tecnologie, quindi internet, però non abbiamo ancora fatto questa riflessione sulle dinamiche di comunicazione in rete, cioè essenzialmente l'opportunità, la capacità che abbiamo oggi di comunicare eliminando gran parte degli intermediari. Non è sufficiente semplicemente quindi comunicare senza intermediari, ma è anche importante, diciamo, capirne l'essenza, essere coscienti di questa capacità di comunicazione in rete, cioè avere una coscienza, della rete. Molto spesso, non ce l'abbiamo, no? Quindi, molto spesso utilizziamo degli strumenti in un modo, automatico, quasi, non so se conformista è la parola, però diciamo, spontaneo, non è nemmeno la parola, adesso non riesco ad esprimere esattamente. Diciamo che c'è questa situazione in cui utilizziamo anche i social network con la capacità di comunicazione audiovisuale che abbiamo con internet in un modo poco cosciente, quindi automatico, imitando e replicando modelli che in realtà altri hanno definito. La comunicazione storicamente è stato qualcosa che è stata promossa, prodotta sempre di più da grandi gruppi, da grandi mezzi, quindi dal lavoro importante di grandi professionisti che però, diciamo, svolgevano un ruolo di intermediari, cioè un ruolo di filtro. Proprio in questa capacità di filtrare l'informazione, nasce quindi la professionalità di coloro che si dedicano a questa, attività. Però sappiamo bene, qui non vogliamo essere molto polemiche, sappiamo bene che in realtà, per esempio, il telegiornale in realtà è qualcosa che quotidianamente crea una realtà del mondo in cui viviamo, attraverso un filtro di informazione che è chiaramente strumentalizzato da coloro che fanno questo filtro, no? Nel nostro caso noi parliamo di territorio, quindi parliamo della realtà dei luoghi in cui viviamo, di come noi, sia cittadini sia professionisti, possiamo essere attori della gestione, della trasformazione degli stessi, quindi del territorio, essere protagonisti, dicevamo in un'altra sessione, dell'identità di un territorio in cui viviamo. La comunicazione è essenziale, cioè il modo in cui noi raccontiamo, comunichiamo quello che succede, chi siamo e quello che vogliamo di un territorio. È essenziale per creare, anche qui ne abbiamo parlato, quei processi di intelligenza collettiva. In questo caso, prima di arrivare all'idea dell'intelligenza collettiva, parliamo di questo immaginario collettivo, cioè uno scenario esistente, reale o possibile di ciò che è il nostro territorio, che cresce, si sviluppa grazie all'intercambio, scusate, allo scambio di visioni, riflessioni, pensieri di persone che vivono su questo territorio senza un intermediario. Prima c'era il giornale, prima c'era la televisione, continua ad esserci, però abbiamo nuove possibilità, siamo capaci quindi di scambiare informazioni
e quando cominciamo ad essere molti in questo processo di scambio, siamo capaci quindi di creare un nuovo immaginario. Ecco un'altra volta la campana. Quindi questa è quando lo facciamo in un modo più cosciente, è quando diciamo, abbiamo questa percezione, questa coscienza della rete, cioè della capacità di relazionarci e di costruire qualcosa grazie alle relazioni di rete. E questa cosa crea quindi una capacità di trasformazione molto più grande, che ci permette di essere protagonisti direttamente sul territorio senza ricorrere a degli intermediari o a dei rappresentanti. E questa cosa, quindi, ritornando all'elemento quindi di riflessione di questa sessione, è possibile grazie alla capacità di comunicazione in rete. Per essere ancora più chiari, un esempio è quello che è stato chiamato giornalismo cittadino in italiano, citizens journalism in inglese, quindi la capacità di coloro che vivono direttamente un territorio di raccontare l'essenza, l'identità di un territorio e cosa succede su un territorio. Cioè, noi che viviamo in un territorio molto spesso abbiamo l'esperienza stessa di viverlo, quindi la conoscenza per raccontarlo meglio di qualcuno che in realtà deve recarsi sul territorio per raccontare cosa sta succedendo, no? Questa cosa oggi è possibile perché abbiamo gli strumenti, quindi dispositivi per documentare con foto, video e diciamo, la rete per poter poi diffondere questa informazione. Quindi molto spesso raccontare in modo diretto quello che succede su un territorio scatena delle reazioni e delle dinamiche poi di creazione collettiva che sono molto più utili di quelle che succedono quando invece tutto deve passare attraverso un intermediario. Devo sempre insistere che no, non necessariamente questa riflessione pretende anche di promuovere una eliminazione di tutti questi intermediari, no? O di coloro che si dedicano alla comunicazione. Diciamo che è utile prendere, diciamo, la possibilità che oggi ci offrono le nuove dinamiche di comunicazione in rete per essere sempre di più protagonisti dell'azione e dell'identità sul nostro territorio. Ancora una volta, per fare un esempio molto diretto, per capire meglio di cosa stiamo parlando, faccio riferimento a ciò che ho vissuto, quindi qui in Spagna, questa volta in realtà più che altro a Madrid, durante diciamo, i primi passi del movimento degli Indignados, che ripeto, qui in Spagna viene chiamato più che altro 15M, 15 maggio, che è quando in certo senso si è mossa la parte più visibile di questo movimento spontaneo. Che cosa succede? Succede che le persone, non racconto qui tutta la storia, però diciamo le persone che restano e accampano, quindi decidono di restare a dormire sulla piazza di Puerta del Sol di Madrid, sono sgomberate durante la notte in modo molto violento. Qualcuno documenta questa azione con un video, questo video diventa virale durante la mattina successiva e c'è la capacità di reazione diretta della cittadinanza di ritornare sempre con più voglia e con una maggiore partecipazione, quindi una massa molto più grande, di ritornare ad occupare la piazza. Se ci pensate, questa azione sarebbe impossibile se avremmo dovuto disporre di un intermediario che avrebbe dovuto dare la notizia in un mezzo di comunicazione di che questa cosa sarebbe successa la notte precedente. Ci sarebbero stati dei tempi maggiori e soprattutto sappiamo che nessuno l'avrebbe mai detto, cioè che i mezzi di comunicazione non avrebbero mai raccontato questa cosa perché era stimata non una notizia di interesse maggioritario, perché erano quattro gatti che stavano in quella piazza ad accampare.
Qui c'è quindi un cambio generazionale, un cambio di visione della società spettacolare che è possibile grazie ad una dinamica di comunicazione in rete, grazie a delle tecnologie, grazie a dei dispositivi che sono alla portata di sempre più persone, che ci permettono quindi di comunicare in tempo reale che cosa sta succedendo sul territorio. E il resto è storia, voglio dire, nel senso che da una piazza in realtà il tam-tam di comunicazione è arrivato alle altre città della Spagna che hanno in poco tempo replicato questa dinamica. Cioè, se tu andai a vedere su Twitter, su social media, vedevi come delle persone dicevano: guarda, io vado alla piazza tale di Saragozza, di Barcellona, chi vuole venire con me? Andiamo ad occupare la piazza e velocemente si sono replicate queste occupazioni nelle varie piazze e il movimento si è potuto sviluppare in un modo decentralizzato e avere poi delle conseguenze di trasformazione sociale, culturale e politica che sono del tutto nuove e vanno al di là delle dinamiche di rappresentatività, di aggruppazione omogenea, di organizzazione politica tradizionale e che si avvicinano invece sempre di più ha delle dinamiche che dicevamo di autocrazia, di multiappartenenza, eccetera, eccetera. Ora io capisco bene che diceva, ma che c'entra tutte queste cose che raccontiamo con il civic design? In realtà è importante tenere in mente questa capacità, è un esempio di come in realtà esiste una capacità di comunicazione a rete, esiste una capacità di noi cittadini di essere protagonisti dell'informazione, dello scambio di informazioni e come questo è capace di creare quindi uno scenario diverso da quello che invece riceviamo passivamente dai mezzi di comunicazione o dai professionisti che si dedicano a questa cosa, senza per questo voler, diciamo, troppo screditare comunque coloro che si dedicano a questa cosa, no? Ci sono sempre comunque persone oneste, comunque che fanno volentieri in un modo etico il loro lavoro, però la realtà è quella che è, c'è una trasformazione in corso e non possiamo non tenere in conto nel momento in cui lavoriamo sul territorio di questa capacità delle persone di essere protagoniste della comunicazione. In soldoni, per essere anche molto concreti, qui stiamo parlando della capacità di promuovere dei processi di partecipazione, dei processi di intelligenza collettiva che offrano la capacità alle persone di essere protagoniste, grazie al fatto che noi ci relazioniamo in un modo estituente, quando abbiamo parlato di istituzione, cioè la capacità di perdere il controllo. Questa è una riflessione su cui discutevo tempo fa con un sociologo, che giustamente mi chiedeva un po' una riflessione sul fatto che un'amministrazione pubblica può promuovere, come fa un'amministrazione pubblica onesta a promuovere dei processi di partecipazione che siano veramente capaci di creare l'empowerment nella cittadinanza quando non c'è giustamente una cultura della partecipazione, no? Quando questo problema della legittimità di coloro che partecipano è ancora più grande perché manca la capacità e la cultura della collaborazione e della partecipazione. La mia risposta era quella che in realtà in questo caso siamo di fronte a una situazione di emergenza pedagogica, quindi di promuovere in realtà dei fenomeni che aiutano a crescere, a crescere e ad imparare insieme agli altri, quella che è la realtà del territorio, quindi una pedagogia urbana. E questa cosa solo è possibile quando consideriamo che i processi di partecipazione in realtà sono dei processi di apprendimento e dobbiamo necessariamente perdere il controllo su questi. Che significa? Significa che perdere il controllo su una parte di questo processo, rendere possibile quindi ai propri cittadini di promuovere nuove dinamiche che accompagnano in un certo senso la dinamica principale promossa dall'amministrazione pubblica. E ancora una volta rientriamo in questo discorso di non solamente dedicarsi all'obiettivo iniziale e finale del processo di partecipazione, ma creare le condizioni favorevoli per cui le persone, i cittadini, ritornano
discutere collettivamente, a collaborare per promuovere un nuovo protagonismo di loro stessi sul territorio. Che significa? Significa che molto spesso, quando abbiamo un problema importante da risolvere, promuoviamo un processo di partecipazione, l'obiettivo, per raggiungere l'obiettivo dobbiamo permettere in un certo senso di accerchiare, diciamo, il problema stesso, creare delle dinamiche che in un certo senso vanno al di là della ricerca della soluzione diretta del problema, perché queste dinamiche in realtà creano delle situazioni favorevoli che permettono a più persone di essere implicate poi nel processo di partecipazione. E tutto questo lo racconto perché in questo è fondamentale promuovere delle dinamiche di coscienza di rete, quindi di organizzazione, di considerarsi capaci di organizzarsi non in virtù di una rappresentanza, non in virtù di un'appartenenza a un gruppo, ma come abitanti di uno stesso territorio, che si identificano con uno stesso territorio e che hanno la capacità di relazionarsi in tempo reale attraverso quello che chiamiamo la comunicazione in rete, che non ha altro obiettivo che quello di migliorare la relazione tra le persone e la realtà del territorio, non quella di organizzare un sindacato, un'associazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi un elemento essenziale, un elemento trasformatore che ci permette quindi di organizzarci in un modo autocratico, come raccontavamo in un'altra sessione, e noi come civic designer dobbiamo tenere conto di questo, e ripeto, in quello che è la creazione delle condizioni favorevoli per cui gli attori locali si organizzano per arrivare a delle soluzioni, è fondamentale quindi promuovere dei processi di comunicazione in rete. E per questo noi dobbiamo ne capirne l'essenza. È chiaro che non tutti hanno questa riflessione a livello quotidiano, ma noi, almeno noi, dovremmo, diciamo, capirne l'essenza, e in molti casi anche, diciamo, uno strumento a disposizione per i processi di civic design.